Ciao, spero che tu possa sentirmi perché oggi c'è il mare veramente molto agitato, guarda che spettacolo. Io adoro il mare in tempesta, adesso non è una vera e propria tempesta, ma ci sono delle onde molto molto grandi. È molto eccitante. Guardandolo mi è venuto in mente qualcosa che forse potrebbe esserti utile. Nella nostra vita, quando è che possiamo paragonare il mare in tempesta a qualche evento? Ebbene, quando sta per accadere qualcosa. Magari la tua vita prima era tranquilla, tutto andava secondo i piani, secondo quasi una routine. A un certo punto cominciano a muoversi delle acque, cominciano ad esserci delle onde, magari il cielo diventa nuvoloso, diventa grigio, diventa minaccioso. Ebbene, sta arrivando un grande cambiamento nella tua vita. Che cosa puoi fare tu? Puoi rinchiuderti, mettere la testa sotto la sabbia, quindi arriverà un'onda che ti travolgerà. Oppure puoi fare qualcosa di diverso, puoi imparare a surfare le onde e puoi farti portare da queste onde esattamente lì dove il cambiamento sta cercando di portarti. Quindi questo ti permette di cavalcare l'onda e di farti portare dalla vita e dagli eventi che in qualche modo stanno cercando magari di svegliarti esattamente nel tuo luogo migliore, verso la vita migliore, verso ciò che è importante per te e che magari non ti permettevi di vedere, di trovare, perché magari eri nella tua situazione tranquilla e non c'era niente che ti scuotesse, che attirasse la tua attenzione per farti magari fare un salto di qualità in qualche direzione. Quindi nel momento in cui vedi che cominciano ad arrivare delle onde minacciose, il cielo si fa scuro, al posto che scappare, al posto che mettere la testa sotto la sabbia, al posto che cominciare a tremare dalla paura, comincia a prendere una bella tavola da surf e a cavalcare le onde, ascoltando la vita dove sta cercando di portarti. Ok? Questo è il tuo suggerimento di oggi. Ti auguro una meravigliosa serata e ti mando un grandissimo abbraccio dall'Andalusia. Ciao!